Buongiorno ragazzi, bentrovati a questo importante evento. Prima di presentare gli illustri ospiti, gli ospiti d'onore di questa mattinata sulla memoria storica, mi presento, sono Laura Tussi, ho il piacere, l'onore e la responsabilità di coordinare, organizzare e promuovere insieme a Fabrizio Fracolici un progetto importante del comune di Nova Milanese, un progetto in collaborazione con l'ANBI, con l'ANED nazionale e con altri istituti e realtà di ricerca e realtà culturali. Il progetto, per non dimenticare, è volto alla valorizzazione e alla produzione di dibattito e di materiale documentale inerente a quelle che sono le tematiche riguardanti la memoria storica dell'antifascismo, della resistenza e delle deportazioni. Questo progetto, il progetto per non dimenticare di Nova Milanese, che vi invito anche a ricercare in YouTube e in Google, nei più importanti motori di ricerca, questo progetto ha il patrocinio morale di molte amministrazioni comunali e di centri di studio e di ricerca che si occupano di tematiche collegate ai valori della pace, del disarmo, dell'obiezione di coscienza, della non violenza e dei diritti umani. Il progetto per non dimenticare vuole appunto far incontrare e far collaborare tutte quelle che sono le realtà democratiche, le forze sociali che hanno a cuore i valori della Costituzione, che hanno a cuore, che valorizzano e che sostengono i valori della Costituzione, dall'antifascismo alla pace, dal pluralismo al dialogo interculturale e interreligioso, dal rispetto dei diritti umani alle pari opportunità, dalla salvaguardia ecologica e ambientale alla lotta contro tutte le mafie attraverso degli incontri tematici. Questi incontri tematici vedono la partecipazione di importanti relatori che sono personalità del mondo della cultura, della politica, dello spettacolo e sono anche testimoni diretti e indiretti della deportazione, della resistenza e della liberazione. E questi incontri tematici interni al progetto per non dimenticare vogliono appunto sviluppare e valorizzare quelli che sono i principi sociali, etici, civili, i presupposti valoriali imprescindibili della Carta Costituzionale Democratica, della Costituzione Italiana e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, che ci sono state donate dai nostri padri costituenti in seguito alla resistenza partigiana antifascista. Il progetto per non dimenticare, oltre a questa parte importante di divulgazione culturale come facciamo appunto quest'oggi insieme a voi, il progetto per non dimenticare vuole anche valorizzare e promuovere quello che è l'archivio storico audiovisivo della città di Nova Milanese, che collabora in tandem con l'archivio storico della città di Bolzano. Infatti l'amministrazione comunale di Nova Milanese dagli anni 80 raccoglie videotestimonianze, interviste, biografie, documenti inerenti quelli che sono le memorie dei deportati civili per motivazioni politiche nei campi di concentramento e di sterminio nazifascisti. Bisogna ricordare una cosa importante, che queste realtà istituzionali hanno collaborato nel 2000 con la RAI, RAI Generalista e RAI Educational per la realizzazione e la produzione di trasmissioni televisive a cui hanno partecipato nomi noti del mondo della cultura, della politica e dello spettacolo, da Gino Strada a Monio Varia, da Alex Zanotelli a Roberto Vecchioni a Tina Anselmi e molte altre. Queste trasmissioni erano trasmissioni inerenti, appunto solo trasmissioni visibili sul web, inerenti appunto alla deportazione politica e razziale. Tutto questo lavoro si è svolto sotto l'allora presidenza RAI dell'onorevole, adesso attualmente onorevole, Roberto Zaccaria, che è stato ospite e sarà ospite dei nostri eventi per non dimenticare. Inoltre bisogna ricordare che un altro ospite illustre, un'altra personalità
illustre è stato sabato 29 ottobre a Nova Milanese Don Andrea Gallo. Come sapete, Don Andrea Gallo è un sacerdote, un partigiano, un prete di strada, fondatore e animatore della comunità di San Benedetto al Porto di Genova e di altre e di molte altre comunità di accoglienza dei più deboli, degli ultimi, dei diversi, degli emarginati. Infatti Don Andrea Gallo è sempre in prima linea per i diritti degli ultimi. Lui porta avanti e mette in pratica quelli che sono i Vangeli, i messaggi, i principi autentici e originari del Vangelo e della Costituzione, non solo all'interno della Chiesa ma anche all'interno della società tutta. Quindi porta avanti il valore della Costituzione, come appunto fa il progetto Per Non Dimenticare, che ha questo ruolo importante per realizzare, liberare e attualizzare quelli che sono i valori imprescindibili della Costituzione. Infatti le forze conservatrici tendono a mistificare, nascondere e revisionare quella che è la verità degli eventi storici. Infatti le forze conservatrici tendono a porre sullo stesso piano chi ha lottato per la pace, per la democrazia, per la libertà e chi invece ha imposto un regime di terrore e di dittatura. Questa è un'operazione di revisionismo che le forze progressiste non devono consentire. La Costituzione è un progetto da realizzare costantemente, infatti bisogna sempre ricordare la memoria, far rivivere la memoria e il sacrificio dei nostri padri, partigiani, delle madri partigiane, perché anche la donna ha avuto, il mondo femminile ha avuto un ruolo di primo piano nel movimento resistenziale, e bisogna ricordare anche i nostri padri costituenti, quindi attualizzare la memoria sugli obiettivi dell'oggi, perché attualmente iscriversi all'ANPI e richiamarsi a quelli che sono i principi della resistenza e dell'antifascismo significa cercare di risolvere i problemi attuali, i problemi dell'oggi, per una migliore qualità della democrazia e per far sì che le donne, gli uomini, le persone non subiscano discriminazioni e limitazioni in base a quella che è la loro appartenenza etnica, politica, religiosa, in base a quella che è la loro condizione economica e sociale e alla differenza di opinione politica, di genere e di diverso orientamento sessuale. Quindi la Costituzione è uno strumento, non è uno strumento del passato, ma è uno strumento per vivere la società attuale. Ricordiamo anche che il progetto Per Non Dimenticare produce molti studi, ha prodotto dei libri editi dalla Mimesis di Sesto San Giovanni, uno di questi è questo appunto, Educazione e Pace, dalla Shoah al dialogo interculturale, un altro libro edito, prodotto appunto dal progetto Per Non Dimenticare è un racconto di vita partigiana, il ventennio fascista e la vicenda del partigiano Emilio Baccio Capuzzo. A proposito appunto di partigiani, noi ricordiamo appunto il partigiano, il padre costituente Stefan Essel, un padre costituente, appunto un partigiano di origine francese, di origine tedesca, che ha scritto recentemente, probabilmente l'avete sentito, un trattato dal titolo Indignatevi. In questo trattato Stefan Essel parla proprio dell'importanza, del valore del movimento resistenziale, dice appunto che i valori della resistenza devono passare attraverso il cammino della non violenza. Infatti noi in questi incontri ricordiamo sempre che il movimento resistenziale è stato sì un movimento armato, però ha avuto anche dei metodi non violenti, e dobbiamo ricordare che i partigiani lottavano innanzitutto perché volevano un mondo di pace, un mondo privo di guerra, volevano che la guerra finisse per sempre.